a tutti, io sono Elena, ben trovati in questo nuovissimo video. In questo nuovo tag, il Frozen Book Tag, perché ovviamente a me piace tanto fare tag e soprattutto perché il 22 novembre uscirà Frozen 2 al cinema, quindi non potevo non fare questo tag proprio nel periodo in cui questo film esce al cinema. Mi raccomando, 22 novembre al cinema Frozen 2. Partiamo subito con le domande. Allora, la prima è: Elsa, un libro in cui la protagonista è sempre pronta a combattere per amore. Allora, per questa domanda ho scelto Hunger Games di Susan Collins, perché ovviamente la protagonista è pronta a combattere per amore per la sua famiglia, soprattutto per la sorella, si sacrifica per sua sorella e lei andrà poi quindi negli Hunger Games a combattere la malvagità dello Stato di Capitol City. Per amore della sua famiglia, soprattutto appunto ripeto, per l'amore di sua sorella, e quindi inizierà questa trilogia magnifica e dolorosissima da sopportare. Seconda domanda: Anna, un personaggio dal cuore puro e incontaminato. Per questa domanda ho scelto Annabeth di Percy Jackson, perché credo che lei abbia fatto tutto il possibile per stare vicino a Percy, per il suo amore, e ovviamente il suo cuore è sicuramente puro e incontaminato, nonostante tutto, appunto. Ovviamente questo è il primo volume della seconda serie, Eroi dell'Olimpo, e ovviamente i protagonisti saranno nuovamente Percy e Annabeth, quindi c'è lei sicuramente, e lo adoro come personaggio. Annabeth è davvero un personaggio con un grandissimo cuore, quindi non potevo non scegliere lei per questa domanda. Numero 3. Olaf, un personaggio capace di strapparti un sorriso. Ovviamente non potevo non recitare Nevernight di J. Christophe con Aisling. Cioè, nonostante Aisling sia una stronza e mi sta sul cazzo pure, però ogni tanto mi fa sorridere perché è dolcissima, poi c'ha questi momenti suoi, nonostante appunto, ripeto, mi sia sul cazzo, nonostante la storia di Nevernight. Quindi è Aisling assolutamente, perché questo libro non può non farmi ridere in generale, quindi Aisling ci mette del suo. Numero 4. Christoph è un personaggio inizialmente scontato, ma che nel corso della storia diventa importante. Allora, per questa domanda in realtà ho scelto due personaggi, uno più importante dell'altro, ovviamente, che ovviamente è I segreti di Askeladd, l'abisso di Federico Faccani, che è il secondo volume della futura trilogia, quando uscirà il terzo libro. Allora, nel primo volume, che vi faccio vedere, questo qui, i due personaggi che vi andrò a citare non erano un gazzo praticamente, mentre nel secondo sono importantissimi, ossia Marcus, che in realtà inizialmente era il migliore amico del protagonista Daniele, che effettivamente sì, era il migliore amico di Daniele, il protagonista, però effettivamente non ha fatto niente di importante. Invece, in questo libro, nel secondo, diventa uno dei personaggi più importanti della storia e tipo non vedo l'ora di leggere il terzo volume e vederlo schiattato male proprio. Vi faccio questo piccolo spoiler, però sicuramente dovete leggere il libro per capire perché. E un altro personaggio importante, però diciamo un po' meno di Marcus, è il papà di Marcus, che ovviamente sarà lui a fare cose che in realtà Marcus non vuole fare, perché io sono sicura che Marcus non vuole fare quello che starà per fare. Però diciamo che il padre dà questo incentivo a Marcus per fare cose che in realtà non vuole, che non dovrebbe fare. Quindi diciamo che questi due personaggi nel primo libro, almeno per me, non erano un cazzo, invece nel secondo sono importantissimi e sarà voi scoprire il perché leggendo i due libri, anche se ci metterete un pochino, non fa niente, leggetelo e basta. Quinta domanda: Hans, un cattivo che ti ha sorpreso per i suoi colpi di ingegno. Anche in questo caso devo mostrarvi due libri. Ovviamente il primo più importante del secondo, infatti partiamo proprio dal primo, che è Il collezionista di ossa di Jeffrey Deaver, e proprio il cattivo di questo libro è Il collezionista di ossa. Devo dire che mi ha sorpreso tantissimo questo personaggio, non pensavo che potesse essere così stronzo e malvagio, e scoprirete voi perché ovviamente se volete leggere questo libro. E il secondo che volevo mostrarvi, sempre di Jeffrey Deaver, L'ombra del collezionista.
Devo dire che questo in realtà, pensandoci, mi ha sorpreso un pochino di più, perché, inizialmente no, perché vi spiego, l'ombra del collezionista, l'antagonista si rifà al collezionista di ossa, quindi inizialmente non c'è niente di nuovo, c'è solamente questo antagonista, questo stronzo cattivo che si rifà al collezionista di ossa e quindi riprende tutti i suoi movimenti, le sue cose da stronzi, però mi ha sorpreso tantissimo chi c'è veramente dietro al collezionista o almeno al secondo collezionista e diciamo che mi ha sorpreso un pochino di più, però devo dire che entrambi i collezionisti mi hanno messo un pochino di ansia e mi hanno sorpreso tantissimo, soprattutto appunto il secondo. Ma andiamo avanti con le domande. Numero 6, Grandpapà, il saggio dai consigli che ascolteresti. Per questa domanda ho dovuto per forza scegliere Brom di Eragon di Christopher Paolini, perché credo che sia uno dei pochi papà che ascolterei, diciamo. Tutti i consigli che Brom dà io li seguirei e li ascolterei anche sempre, perennemente. Quindi Brom di Eragon di Christopher Paolini. Settima e ultima domanda. Duca di Wattleton. Un personaggio di un libro con poche apparizioni ma che ti ha colpito. Allora, per questa domanda ho scelto un libro che non avrei mai pensato che potesse essere citato in realtà. Sto parlando di Origine di Dan Brown e il personaggio in questione è Edmund Kirsch, non mi ricordo mai come si chiamava oggi. Edmund Kirsch mi ha stupito perché non pensavo che avesse potuto pensare a qualcosa del genere. Nonostante non sia un cazzo, cioè, tutte le critiche che ho potuto fare a questo libro, però effettivamente se io ci penso, nella realtà, chi è che si fa tutte queste pippe mentali? Nessuno, solo Edmund Kirsch, ecco. Quindi, nonostante appunto tutte le critiche, le bestemmie, gli insulti verso questo libro, devo dire che il personaggio di Edmund Kirsch mi ha colpito nel profondo perché appunto non pensavo che potesse esistere una persona che si facesse così tante pippe mentali. Bene, questo video è finito qui, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte e se andrete a vedere Frozen 2 al cinema il 22 novembre. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!